Sei iscritto architettura? Io sono sempre stato amante dell'arte, della scienza. Io invece ho lanciato una monetina. Ma è successo tutto per caso, era una passione che avevo già dalle medie. È stata una scelta naturale. Ma quanta paura avevi di iniziare a progettare? Tantissima, cioè infinita. Tanta anch'io. Io anche avevo paura, però comunque anche avendo paura era una sfida per me. Io non posso definirla paura. Io non ho avuto paura, però ho molta voglia di iniziare un nuovo percorso e nuovi progetti. E quando hai scoperto che dovevi imparare a progettare al primo anno online, a distanza? Ma è stato semplice secondo me. Io mi sono un po' spaventato. Io ho valutato il semestre sabbatico. Io non ho provato preoccupazione perché sapevo che comunque dietro lo schermo sarei stata seguita in qualche modo. Un corso di architettura fatto online è un po' una cosa che mi sembrava inizialmente assurda, anche se poi alla fine non si è rivelata così. Eri già brava a disegnare quando ti sei iscritto alla facoltà di architettura? Assolutamente no, una frana totale. Io non prendevo una matita in mano dalla terza media. Tecnica un po' la conoscevo. Praticando sono riuscito a ottenere qualcosa. Quindi si può imparare a disegnare a distanza online? Assolutamente sì, perché sicuramente ho imparato a disegnare. Non benissimo, ma ho imparato. Forse addirittura fai molto di più di quanto non avresti fatto prima. Alla fine è uguale, bisogna solo concentrarsi e passare del tempo a provare e riprovare. Mi dici la cosa più bella e più brutta dell'atelier del primo anno? Cosa più bella è il mettersi alla prova. La cosa più brutta fisicamente penso siano le notti insonni, però non ne potrei fare a meno che durante il giorno tabula rasa proprio. La cosa più bella è stata potersi mettere alla prova col disegno a mano, con i modellini, col collage. La cosa più brutta per me è a volte la revisione, perché mi vedo completamente spazzare via tutto il progetto che ho fatto. Secondo me la cosa più bella è il poter liberare un po' le idee. La cosa più brutta è quando davanti al foglio bianco sai dove mettere la matita. Un'ultima cosa, se dovessi dare un consiglio a chi il prossimo anno vuole iscriversi al primo anno di architettura? Essere volenterosi. C'è molto più lavoro di quanto pensiate. Armatevi di pazienza e soprattutto non scoraggiatevi ogni volta che vi vengono fatte delle critiche. Sono tutte critiche costruttive, quindi...
Io ritengo che per qualsiasi tipo di percorso la cosa più importante sia la partenza, è proprio un trampolino di lancio, quindi imparare a gestire il proprio tempo, armarsi di tanta forza di volontà e impegno e poi i risultati arrivano.